il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. In certi casi le parole non servono. Vidi, cosa? Vici, vinci. Cosa? In altri invece sono fondamentali. No, ma studi qualcosa. Non so un cazzo. Che senso che mi metto a studiare mo? Mi sto mettendo acqua fredda perché è troppo calda. Signorina Bruscia! È arrivato il momento, che gioia! Che gioia per lei! Io faccio qualche posto. Avanti. Buongiorno. Già, ma ci provo. Signorina Bruscia, ha passato la serata e la notte studiando o dormendo? Non mi dica boh. No. Ecco. Un pochino. Senta, ci ho provato. Ci ha provato. Signorina Angius, si ricorda la regola 22? Non dare sfogo all'ira. Durante il soggiorno in collegio lei ha imparato qualcosa? Penso di essere cambiata, perché adesso scoppio dentro. Se uno mi chiedeva qualcosa, magari dicevo subito no, o mettevo subito il muro davanti comunque. E invece ora ci penso magari alle cose prima di rispondere. Questo sarebbe già un passo avanti, sa? Perché bisogna imparare a controllarle certe emozioni. Professor Airoldi, prego. Che cos'è il design? Tipo se c'è un cartello per strada che ti incita ad andare in un determinato posto, quello è un design. Se c'è tipo il disegno. Cerchi di circostanziare meglio, no? No, quello è più un manifesto pubblicitario. Esatto. Appunto. Signorina Bruscia, mi citi alcune opere di Dante Alighieri? I Promessi Sposi. Ah, bravissima. Non l'ha fatto lui? Cosa ha scritto Collodi? P? Promessi Sposi, no? I Promessi Sposi? No. Poveri Promessi Sposi, oggi vengono attribuiti a chiunque. La Divina Commedia è composta da... Vabbè, l'Inferno, no. Il Paradiso, e in mezzo cosa ci sta? In mezzo? La te... no, non lo so. Tra il Paradiso e l'Inferno. Gesù? No. Gesù. Non lo so. Sdraiato. Scusa, Gesù. Purgatorio. Il purgatorio. Uno sforzo sovrumano. Uno sforzo sovrumano. Mi spieghi perché lei non ha studiato? Perché io ci metto di più degli altri. Cioè. È comodo, signorina, dire io sono meno intelligente degli altri. Lei non è meno intelligente degli altri. Lei è anche una ragazza sveglia, salvo che non ha voglia. Signorina Bruscia, mi vuole parlare del Colosseo? Allora, il Colosseo fu costruito da Flavio Tito Vespasiano. Si ricorda come veniva anche chiamato? Anfiteatro Flavio. Bene. Va bene, impari un po' a studiare. Posso andare? Si accomodi. Grazie. Arrivederci. Vabbè, rispetto a prima che magari dicevo solamente due e basta, ci sta che ho parlato un pochino anche se non ho detto tutto giusto, anzi. Eccola! Boh, spero che me lo danno questo diploma, però boh. Un diploma difficile da conquistare e Dulcis in fondo ne rimase solo uno.